Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vi insegno a preparare i muffin salati più buoni di sempre, ma dopo la sigla. Via! Sono Gabriele e in questo canale Omino Focaccina mi occupo di prepararvi piatti semplici, veloci e genuini, ma con ingredienti sani e naturali senza rinunciare al gusto. Mi raccomando, seguite il video fino alla fine, altrimenti i muffin non vi riterranno buoni come i miei. Per preparare questa squisita ricetta avremo bisogno di 200 g di farina, 250 g di peperoni rossi sbucciati, 100 g di latte, io utilizzo quello vegetale, 80 g di provola, 25 g di capperi, 10 g di lievito istantaneo, 3 uova e 100 g di olio di semi. Mi raccomando, prima di iniziare la ricetta preriscaldate il forno a 160 gradi. Per prima cosa procuriamo una padella antiaderente, prendiamo i nostri peperoni già sbucciati, io ho utilizzato il pelacarote che è veramente ideale per togliere la buccia ai peperoni. Li mettiamo nella padella antiaderente e accendiamo a fiamma bassa e li lasciamo cuocere per 4 minuti, giusto per farli passare un po'. Nessun tipo di olio, devono essere così al naturale. Nel frattempo prendiamo il robot da cucina, inseriamo le nostre uova, e diamo il via alle danze. Quando le uova risulteranno chiare e spumose, aggiungeremo il latte, successivamente l'olio. Incorporiamo il lievito istantaneo nella farina. Delicatamente andiamo a inserirlo nel composto. Ora che il composto è bello liscio e senza grumi, aggiungiamo il parmigiano. L'impasto è pronto. Ora aggiungiamo i peperoni, mescoliamo bene. Ora quello che dovete fare è procurarvi una teglia che abbia lo spazio per 12 muffin. Io l'ho già precedentemente imburrata con la margarina. Vi suggerisco di dividere la provola direttamente nello stampo. Stessa cosa per quanto riguarda i capperi. Ora con l'aiuto di un cucchiaio dividiamo l'impasto. Forno ventilato caldo, ora inforniamo i nostri cupcake per 30-35 minuti, terzo ripiano. E ora ragazzi, assaggio. Innanzitutto guardate quanto è fluffy e morbido. Santé. Buonissimo, leggero, gustoso, merita davvero. E anche il video di oggi finisce qui, spero che vi sia piaciuto ma soprattutto che vi sia stato utile.
Se così è stato, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, ma soprattutto attivate la dannata campanella delle notifiche in maniera che quando caricherò un nuovo video verrete avvisati. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram e Facebook, vi lascio il link qui nella descrizione. Qui sopra c'è il link per il mio secondo canale tech, dategli un'occhiata, merita davvero. E qui sopra invece vi lascio il link per la mia torta di mele prodigiosa. Ricordatevi che pubblico i video la domenica alle 14 e sabato occasionalmente. Ora non mi resta altro che salutarvi. Ciao da Gabriele, buon appetito e alla prossima domenica.